di Gerusalemme, perché Gerusalemme, non sbagliare, cioè è una città che, secondo, io sono cattolico, la sento anche mia, cioè voglio dire, lì c'è la tomba di Gesù Cristo, voglio dire, dove è stato crocifisso, non vedo perché io, se devo andare a pregare quello che io sento, devo chiedere 25.000 permessi per andare. Lo stesso nella spianata della moschea, diventa difficile andare. Pertanto non dimentichiamo che Sharon, si ricorda, ha fatto la prima rivoluzione quando Rabin chiese, hanno fatto l'accordo di Camp David, dopodiché Sharon andò sulla spianata delle moschee dimostrando contro i musulmani, ed è lì che è nato tutto, anche perché la gestione del popolo, che Arafat gli chiese di non mandarlo, gliel'abbiamo chiesto mille volte, abbiamo chiesto un milione di volte per favore a Barak, abbiamo chiesto per favore, guardate che ritorna al-Fatah e diventa un problema, cerchiamo di mantenere calmi. Certamente anche Israele ha i suoi problemi interni, c'è la destra e la sinistra come ci sono in tutti i paesi del mondo, e quel che è successo è stato il peggio che potesse succedere. C'era il nostro segretario che voleva chiedere. No, io volevo fare una domanda a Lucilla, ma l'ambasciatore nel precedente intervento già, secondo me, ha dato un accenno di risposta. Lucilla, allora, nel tuo primo libro era L'uomo che non c'era, mi sembra che l'hai presentato qua ed è stato un grande onore per noi. Nel tuo primo libro, leggo, sono protagoniste tre generazioni di donne unite da una grave assenza, quella del padre e marito che il destino ha negato loro. Questo è stato il primo libro che tu hai scritto. Il secondo libro è Il pilota di Arafat. Io non so se c'è qualcosa di autobiografico che riguarda il tuo intimo, però in questo libro emerge una figura paterna dalla forte personalità, molto incisiva, tanto che tu hai rispolverato il suo diario per farne appunto un libro. Ecco, quello che volevo chiederti, sembrano due libri apparentemente antitetici, se c'è qualcosa di autobiografico. Allora ti chiedo, quanto e sotto quali profili e valori il comandante Quaglia è stato il pilota della tua vita? Bella domanda, sicuramente. Beh, insomma, leggendo il libro Il pilota di Arafat, io lo dico, l'ha letto già Pucciarelli benissimo, che ripercorrere la sua vita è stata come ripercorrere la mia vita. Quindi è stato come prendersi per mano per ripercorrere insieme quella che è stata un po' la vita, rivedere il film un po' della nostra vita, raccontando un episodio importante, quello di questi 5 anni segreti, ma tutto sommato un po' raccontare quello che era mio padre. Quindi, se vogliamo, anche un atto d'amore, insomma, quindi sicuramente una figura importante, insomma, non credo che tutti possano avere un padre che sono il pilota di Arafat, quindi insomma già questo penso che abbia un peso, quindi penso di averti risposto. È un bel orgoglio, è un omaggio.